L'ospedale Sant'Antonio, com'è la situazione nel presidio della città ad un anno dall'annuncio del suo passaggio all'azienda ospedaliera? Una drastica riduzione dei posti letto del reparto di geriatria, l'azzeramento delle attività di riabilitazione, di day hospital, di cardiologia e angiologia, nonché del servizio sociale e dell'organizzazione di alcune attività chirurgiche, sono i cambiamenti all'interno del Sant'Antonio ad un anno dal passaggio dell'ospedale all'azienda ospedaliera di Padova. A porre l'attenzione sulla questione è il comitato SOS Sant'Antonio. I pazienti ci sono purtroppo e ancora una volta sono costretti, se non trovano la possibilità di essere accolti lì, a cercare in giro per il mondo altri presidi dove possono svolgere queste attività. Chiunque capisce che se una persona ha una patologia cronica ed ha un luogo di riferimento dove sa che può andare, dove programma i suoi interventi, vedere questa attività che viene sconvolta o comunque alterata crea un grave disagio. Il comitato ha avuto modo di incontrare il sindaco Sergio Giordani, al quale sono state avanzate delle richieste. Prima cosa importante, rivedere il piano sociosanitario con le relative schede ospedaliere. È stata anche richiamata l'attenzione del primo cittadino sul fatto che i padovani continuino a perdere servizi. Non c'è più un posto letto dedicato alla riabilitazione pubblica. E un'ultima cosa, tutti i servizi che in questo momento sono stati chiusi o sospesi per dirottare giustamente le persone ad assistere gli ammalati di Covid, quelle persone del Sant'Antonio non sono tornate indietro e quei reparti dove loro lavoravano sono chiusi. Visita speciale invece oggi per la Presidente del Senato Casellati al VIM, l'Istituto di Medicina Molecolare di Padova.